Dopo giorni e giorni passati ad unboxare schede della serie Radeon, finalmente un Nvidia, finalmente una schedina che per quanto piccola è comunque una scheda Nvidia. In questo video, ragazzi, vi mostro la 1650 Super modello Gigabyte, personalizzazione Gigabyte, in particolare la WindForce OC che vedete qui con me. È una scheda che già abbiamo conosciuto sulle nostre pagine, in particolare con 4 GB di memoria a bordo per questo modello GDDR6, ovviamente, della serie Super, quindi delle schede rinnovate anche per quanto riguarda la linea di 16. Qui, come al solito, sulla scatola troviamo alcune informazioni basilari, come la forma, la tipologia di sistema di dissipazione, la forma delle ventole, come è strutturato l'heatsink che sta al di sotto appunto del sistema di ventole, e vediamo già da qui lo spoiler del backplate. Quindi, senza perdere tempo, la scheda, la confezione poi è anche un po' distrutta, ma noi ce ne freghiamo. Senza perdere tempo, io vado ad aprirla e questa piccola schedina ve la faccio vedere un po' più da vicino. Niente fronzoli, niente fogliettini sopra, sotto. Partiamo subito con la scheda in primo piano. Facciamo che la metto un attimo qua, così vediamo se sotto c'è qualcosa di strabiliante. Eccolo lì, quick guide. Sappiamo tutti come installare una scheda video, quindi andremo come al solito di violenza, buttando via la scatola senza riguardo. Eccola qui, la nostra schedina piccolina. Come al solito, WindForce per i modelli appunto di schede di fascia, diciamo, più economica, solo doppia ventola, sempre dello stesso tipo, quindi abbiamo una struttura studiata apposta per favorire l'airflow. Come vedete qui le ventole sono zigrinate appositamente per favorire il flusso dell'aria spinto all'interno appunto da esse per la dissipazione della GPU stessa. Il blocco lamellare sembrerebbe unico, come abbiamo visto anche dalla descrizione sulla scatola, infatti lo vedete, è semplicemente stranamente attraversato dalle heatpipe in rame, ma è un unico blocco lamellare, quindi non c'è divisione in questo caso, e ovviamente la struttura della scheda è a doppio slot, perché chiaramente stiamo comunque parlando di una scheda di fascia più economica in un certo senso, quindi anche le dimensioni solitamente sono compatte proprio perché non serve una dissipazione elevatissima. Connettore di alimentazione singolo a 6 pin, come appunto ci si aspetterebbe da una scheda più o meno di questa fascia anche di consumi, porte un po' più strane rispetto allo standard. Abbiamo una DVI addirittura, una DVI, una HDMI e una singola DisplayPort. Strano fino a un certo punto perché, come già detto più e più volte, si tratta di una scheda di fascia più economica. E udite udite, backplate posteriore, in questo caso però in plastica, non in metallo, quindi serve più che altro a dare più struttura alla scheda, a favorire la struttura della scheda, non tanto alla dissipazione del PCB, perché chiaramente la plastica non dissipa più di tanto. Niente LED, sembrerebbe niente LED sulla struttura, quindi abbiamo proprio una scheda super iper sobria. Ci sono i loghi Gigabyte sia sulla parte superiore sia sulla parte posteriore in rilievo, leggermente in rilievo per dare quel tocco di estetica in più, ma niente LED, quindi davvero molto molto semplice come scheda. Due specifiche veloci come sempre: il sistema di dissipazione in sé prende il nome di WindForce 2x, non 3x, chiaramente non essendo tripla ventola, e la scheda raggiunge dimensioni di 225 mm in lunghezza, quindi molto molto compatta, 40 mm, quindi 4 cm soltanto per quanto riguarda l'altezza, lo spessore, scusatemi, e ovviamente in questo caso abbastanza standard, 119 mm in altezza. Può tranquillamente entrare anche in configurazioni un po' più piccole, dove lo spazio per la scheda video è ridotto, ad esempio configurazioni mini ATX che non hanno appunto a disposizione chissà quali lunghezze di case in questo caso, quindi può essere una soluzione sicuramente adatta a questo tipo di PC più compatti, magari PC da salotto, HTPC o cose di questo genere. Per quanto riguarda le specifiche, velocemente, non vi ricorderò le specifiche del modello perché le andate a recuperare tranquillamente sulle nostre recensioni approfondite. Per quanto riguarda le frequenze di riferimento, si raggiungeva sul modello Founder, sul modello Reference, che non esiste alla fine della fiera perché su queste schede, sulle 16, non sono mai esistite delle Founders Edition, però si partiva dai 1725 MHz, in questo caso arriviamo a 1755, quindi un leggerissimo boost per quanto riguarda le frequenze. A bordo troviamo, come detto, 4 GB di memoria, ovviamente GDDR6. Come sempre però questo era un modo veloce per
per mostrarvi appunto la scheda nelle sue fattezze, per parlarvene un po' in generale e darvi un'idea di quello che potrebbe essere per il vostro utilizzo una scheda di questo tipo, se potrebbe andare bene per il PC che state assemblando o che avete già ad esempio. Quindi fatemi sapere come al solito tutto quello che volete su questa 1650 Super di Gigabyte qua sotto nei commenti, e io vi do appuntamento come sempre nei prossimi giorni in tanti altri video ancora. Ciao ragazzi!